Buongiorno, giovedì 21 settembre 6:52 a 11 direzione Pisa. Allora, come avete visto, stavo parcheggiato all'area di servizio Chianti Est, prima di Firenze Sud. Ho fatto la pausa lì ieri, cioè stanotte. E niente, adesso andiamo a scaricare a Capannori o Capannori. Andiamo in un posto che non ci sono stato mai, un cliente nuovo. Ci siamo accordati telefonicamente che per le 7:30 mi avrebbe scaricato, un po' in anticipo. Speriamo che sia di parola. E poi, una volta scaricato da questo, torno a Calenzano, ricarico per Albairate, Milano. Eccoci qua, questa è l'uscita di Capannori o Capannori. Allora, ci affidiamo a San Google perché non lo conosco. Allora, l'ho vista la strada prima di affidarmi ciecamente a San Google. Non ci dovrebbe stare divieti, dovrebbe essere tutta percorribile. Salvo un divieto autorizzati, eccetto carico e scarico proprio lì per arrivare. Quindi dovremmo andare bene. Siamo a 6,5 km dalla destinazione. Zona del quartiere. Prima volta che esco a Capannori o Capannori, prima volta che vengo in mezzo a ste campagne. Non è una zona che facciamo regolarmente, o perlomeno c'è state dei viaggi in queste zone, ma non mi è capitato mai, l'ha fatti sempre altri colleghi. Queste zone che conosce invece benissimo il collega statale. Oggi sto girando nell'ortigello suo. Strada abbastanza disastrata. Non c'è male. 2 km. Grazie.
bello. Stradina a centimetro. Posticino sfizioso. Guarda, sta la macchina laggiù. Vado a vederlo già, quando dovrò toccare a fermarsi. Piante. Mo combà. C'hai l'off-road, tu vai a cambi. Sti cazzi. Questo non era un posto assolutamente da venirci ieri sera di notte, decisamente no. Decisamente no. Guarda là, un altro divieto, fra 700 metri 2 tonnellate. Fortuna che la fabbrica è quella gialla che vedo là. Mamma mia ragazzi. Pirrazzana. Va bene, 7:23 siamo arrivati. Ammo aspettiamo. Guarda che bel postigino sfizioso. A posto, raga. Abbiamo scaricato. Che postigino sfizioso, mamma mia, per fa manovra proprio. No, a centimetro, a millimetro. Praticamente sono dovuto entrare con la coda quasi dentro al capannone. Vabbè, andiamo a caricare a Calenzano, va che è meglio. Sono le 8. Mezz'ora per scaricare. Vabbè, sono arrivato un po' prima de... 7:30. È stato puntuale, eh?
po' di fila non lo vuoi fare qui a Montecatini? Ci sta, no? Se ci avevo qualche speranza di riuscire a scaricare oggi pomeriggio a Milano, credo di averla persa. Perché tanto mi sa che prima delle 9:30 non ci arrivo a Calenzano. Di solito lì a caricare sono sempre lenti, c'è il rischio che parto alle 11. La vedo dura, molto dura. Allora, raga, ho caricato. Oh, è stato pure veloci, cazzo. Cioè, oggi proprio non me l'aspettavo. Forse, non dico niente, eh. Ora vediamo come ci scorre la strada. E la facessimo a scaricare pomeriggio al Bairate. Sarebbe perfetto, eccoci domani mattina. Mi presento presto al carico. Anche qui ragazzi, posticino di quelli sfiziosi, anzi era tanto che non ci venivo a caricare su sto posto e adesso si è allargati. Prima era molto più incasinata la faccenda. Non ce le vuoi mettere pure qui? Speriamo che quando entro a Calenzano non ci sia troppa caciara, insomma, troppo casino, troppo tappo fino a Barberino, che tanto qua sta cazzo di salita è sempre così, raga. Ho fatto 3 corsie a scende e 2 a salì, vabbè. Amo sempre le cose al contrario in Italia. Allora, sono andato di corsa alla toilet che non resistevo più. Adesso faccio pranzo e poi continuo. E andiamo su a scaricare, che gliela famo.
ragazzi, scaricato. E ora andiamo a caricare Cesano. La dovremmo fare. Ho sfollato. Io penso che lo fanno apposta. Cioè, ti vedono che fai retromarcia, che esci e non ti aprono. Ti fanno scendere per andare a suonare. Le 4:40 sto caricando un biscottino, un caffettino. Una volta caricato ci andiamo a fare la doccia, perché qui ci sta pure per farsi la doccia, e poi ci dovrebbe rimanere più o meno 1:50 da guidare. Ce ne andiamo un po' in giù e domani un altro giorno. A posto, doccia fatta, bello fresco, pulito, e mo ce ne andiamo un po' in giù. A posto. Qui ci sta la comodità. La sfrutto sempre ogni volta che vengo a caricare qui, che almeno non mi devo preoccupare di fare la fila in area di servizio, oppure dovermi andare a cercare un posto tipo un ristorante che ci sta la doccia. Allora, ho guardato su Google Map per vedere com'era la situazione strada tangenziale per uscire da Milano. Tangenziale est c'è un bel casino, c'è sta un incidente, mi dava 40 minuti di ritardo, quindi ora vediamo, mi sa che faccio la tangenziale esterna, anche l'allungo un po', però sicuramente mi scorre via. Vorrei allontanarmi un po' da Milano, così domani se mi manda a scaricare in Ascoli sta roba riesco ad arrivare, può essere anche prima del pranzo.
Allora, eccoci qua, San Zenone, 9 ore e 29 di guida. Sto dentro le 13 ore e ho fatto un parcheggino creativo, perché tanto da dietro è pieno. Sono le 18.56 e per oggi abbiamo finito. Adesso ho messo in pausa. Lo scrivo sull'agenda, chiudo la giornata, chiamo la base per aggiornamenti sul programma di domani e vediamo. Poi famo cena e relax. Allora, è le 21.20. Adesso andiamo a buttare l'immondizia. E poi passaggio alla toilet e se va a dormire, perché domani mattina si parte presto, alle 4:30. Passaggio alla toilet. Allora gente, eccoci qua nuovamente nel motel Ford. Vabbè dai, chiudiamo sta giornata, che siamo partiti dalla Toscana, siamo arrivati in Lombardia. Domani mattina, come ho detto prima, alle 4:30 si parte e se va giù si scarica e chiudiamo la settimana. Va bene, alla prossima.